l'abbiamo visto, è Pantani, che sa quest'oggi di avere di fronte a sé una grandissima occasione. Siamo ora in un tratto dove la discesa è meno forte, stiamo per effettuare un controllo cronometrico, vedo Trezzi e Fagnani pronti e tra poco potremo sapere quanto è il vantaggio di Pantani nei confronti di Richard e dei gruppettini che lo stanno inseguendo, mentre ora siamo spassati sul gruppettino che vede Buenaora, Chiappucci, Fona, Tocci, Cubino e Giupponi. Il vantaggio di Pantani nei confronti di questo gruppettino è di un primo e 5 secondi, mentre tra Pantani e Richard ci sono 30 secondi. Beppe, buona l'azione di Pantani, potrebbe farcela. Buonissima l'azione di Pantani, guarda che freschezza ancora, qui è un tratto leggermente in passo piano, la pedalata è ancora buona, il ritmo è buono, tante sacche sono vicini, ma sacche ha un vantaggio ancora rilevante, ecco l'ultimo chilometro, beh, adesso può gioire. Ce la fa e potrà gustarsela tutta questa vittoria, 24 anni per lui, vediamo che abbiamo visto per qualche istante l'ammiraglia di Castellano, un'azione, quella di Pantani, nata proprio sull'ultimo Gran Premio della montagna, ha sprintato, si è lasciato alle spalle corridori come Berti, Vingurain e Puglio, non curate del pericolo di colpito tanti dischi, si è buttato, ha capito in discesa, ha continuato benissimo e in questi ultimi chilometri con tutto il team Monti dietro per inseguire Pantani, meritatissima questa vittoria per lui. Con Richard oggi ha tentato la stessa carta, la stessa azione e lo ha portato a questa vittoria di tappa. Qui ecco, qui siamo già sul rettilineo. Arriva, ed è anche lui, così come è accaduto per un altro giovane, Bartoli ieri, può naturalmente gustarsi fino in fondo questi ultimi metri che segnano per lui la prima vittoria tra i professionisti e un passo in avanti, non dimentichiamocelo, in classifica generale. Ieri Bartoli, un giovane, ha conquistato il successo di tappa e quest'oggi nella Linz Merano, guardate, dopo oltre 7 ore e 40 minuti di battaglia, vince, è una vittoria meritatissima, dopo una vittoria fatta di coraggio, grande classe questo giovane Pantani, quindi vittoria di Pantani, vediamo a quanti secondi è arrivato il gruppo, 44 secondi.